Ciao a tutti cari amici di GZNobile, siamo qui in compagnia di Nokia Lumia 830. Dispositivo che è uscito da qualche mese sul mercato, non l'avevamo recensito nei mesi scorsi, però grazie all'offerta Melior di qualche giorno fa, a cui era possibile trovarlo a 180 euro, ho deciso di acquistarlo e fornirvi le mie considerazioni, le mie opinioni a riguardo. Un dispositivo che a me piace molto, comunque adesso durante la recensione vi fornirò tutti i dettagli. Design abbastanza carino dal mio punto di vista, forse la versione bianca con l'alluminio grigio e la cover bianca è la più carina dal mio punto di vista, però anche questa nera è molto molto elegante. Io nella costruzione ho riscontrato due difetti in questo sample, non so, penso sia un problema del mio dispositivo che farò sostituire. Qua in basso fuoriesce la retroilluminazione dei tasti soft touch, secondo me perché il display non è incollato perfettamente alla cornice, quindi di notte si vedrà di più questo problema. E al posteriore la cover non è incollata, non si incolla perfettamente alla scocca, penso sia magari qualche difetto dei gancetti di questa cover, però non so, non ho letto molte recensioni, anzi ne ho letta solo una che presentava gli stessi problemi, gli altri non accennavano a nulla, quindi penso sia un difetto di fabbricazione che può capitare. Il peso è circa 150 grammi, devo dire che in mano risulta abbastanza solido, è un dispositivo piccolo, quindi si restituisce un grip abbastanza buono, risulta veramente molto bello da tenere in mano, favorito anche dai materiali abbastanza buoni. Le dimensioni non mi ricordo se ve le ho date, abbiamo 139,4 mm di altezza, 70,7 di larghezza, uno spessore di 8,5 mm. Al posteriore abbiamo la fotocamera che richiama quella del Lumia 1020, se vi ricordate. Abbiamo una fotocamera da 10 megapixel, PureView con lenti Zeiss, il singolo flash LED, il logo Nokia e l'altoparlante di sistema davvero molto potente. La cover si rimuove, io non la rimuovo perché veramente è un casino, vi assicuro a rimetterla su. Però sotto abbiamo la batteria da 2200 mAh estraibile, la SIM in formato nano che supporta il 4G fino a 150 Mbit in download e 50 in upload, la microSD espandibile fino a 128 GB. Qua abbiamo il microfono, in alto abbiamo il jack da 3,5 mm, la porta USB, il lato sinistro è completamente pulito, in basso lo stesso. E qua a destra abbiamo tutti e tre i tasti, il bilanciere del volume, il tasto blocco sblocco spegnimento del dispositivo e il tasto fotocamera. Qua avanti abbiamo i tre tasti soft touch, retroilluminati come vi ho detto prima, il microfono, la fotocamera da 0,9 MP che secondo me è poca cosa e l'altoparlante di sistema è il logo Nokia, l'ultimo dispositivo uscito con il logo Nokia. Parliamo di antenne e parte telefonica. Per quanto riguarda la ricezione in 2G e in 4G è molto buona. Io ho il 4G Vodafone e prende davvero molto bene. In 3G la ricezione non è il massimo, però non è nemmeno, diciamo, deludente. Siamo nella media parte bassa per quanto riguarda la connessione 3G. L'altoparlante è molto buono, forse gracchia un pochino, ma vi assicuro che è veramente molto alto. Adesso vabbè, sono entrato nella fotocamera, usciamo. Invece la ricezione del wifi è ottima. Abbiamo il Bluetooth e tutta la connettività del caso, quindi abbiamo la solita connettività, nulla di più. E abbiamo anche l'NFC. Per quanto riguarda processore, abbiamo lo Snapdragon 400, il solito, con 1 giga di RAM. La scheda grafica è un Adreno 305 che fa girare il telefono in maniera veloce, abbastanza fluida. Per quanto riguarda display, abbiamo un dispositivo con, sì, scusate, un display da 5 pollici con risoluzione HD, devo dire abbastanza buono, i neri non sono nerissimi, si vede tanto lo stacco tra il nero del display e il nero della cornice. Uno OLED forse anzi forse su Windows Phone rende sicuramente di più, però i colori sono abbastanza buoni, abbiamo anche la possibilità di settare la temperatura del colore. È un display a cui do un 7 come voto, come valutazione. Vi faccio vedere magari qualche foto, se ho scaricato Dropbox, sì. Aspettiamo il caricamento, prova. Vediamo il bianco.
Non si percepisce la videocamera, però è un bianco che tende un pelo al giallino. La luminosità è abbastanza buona. Questo è il nero. Sì, con un effetto, però il nero non è nerissimo, potete percepirlo dalla videocamera. Mentre questo è un wallpaper colorato. I colori sono ben riprodotti. La definizione è abbastanza alta, siamo attorno ai 294 pixel per pollice. Sì, se ci avviciniamo un po' i pixel si vedono, non so se la videocamera mette a fuoco. No, non ci riesce, però se andiamo vicino si vedono, però a circa 10-15 cm il display è abbastanza definito. Per quanto riguarda la fotocamera, abbiamo un sensore da 10 megapixel, prendo questa penna come soggetto, abbiamo il tasto fotocamera che è veramente comodo dal mio punto di vista. Facciamo uno scatto, ok, avete visto veramente molto veloce. Un buon risultato, come potete vedere, abbastanza definita la foto e anche molto veloce. Andiamo nella galleria, vi faccio vedere alcuni scatti che ho fatto questi giorni. Ok, questo è uno scatto fatto all'interno ed è venuto molto bene. L'ho confrontato con un iPhone 5S top di gamma dell'anno scorso di Apple. Devo dire che la fotocamera se la gioca molto, anzi, in questo caso vince questa fotocamera. Ok, prendiamo una foto un po' più seria, fatta all'aperto. Direi che i colori sono veramente molto naturali, la fotocamera mi piace veramente molto. I colori sono naturalissimi e anche se zoomiamo non sgraniamo assolutamente. Forse c'è un po' di rumore digitale in alcuni casi, quando siamo all'interno con poca luce, potete vedere qua la foto non è venuta benissimo, però negli altri casi devo dire che è una fotocamera che si comporta molto bene, nulla da dire. Anche se zoomiamo c'è un po' di perdita di definizione, però il risultato è veramente ottimo. La fotocamera anteriore è poca cosa, anche rispetto ad altri un megapixel che ho provato è sottotono, davvero sottotono. Per quanto riguarda lo speaker vi faccio sentire una canzone, non so se mi convenga andare su TubeCast, andiamo qua. Prendiamo una canzone a caso, vediamo cosa mi viene in mente. Prendiamo qualcosa di Tamarro. Alziamo al massimo. Non so se questo video aveva un audio un po' bassetto, però quando utilizzo Spotify devo dire che la musica è veramente molto alta. Lo speaker è molto buono, forse la qualità non è eccelsa, però devo dire, in fatto di potenza pura, siamo su ottimi livelli. La batteria è una 2200 mAh. Forse sentendo Snapdragon 400 solo HD, 5 pollici, uno potrebbe dire che la durata deve essere eccezionale. In realtà siamo nella media. Io il mio utilizzo non ho... faccio fatica ad arrivare a sera. Leggo anche di gente che dice che questa batteria dura tanto, però non sono così d'accordo. Poi ovviamente dipende anche dall'utilizzo. Per quanto riguarda la parte browser, andiamo su internet, andiamo su, che ne so, Corriere della Sera. Ok, luminosità al massimo. Mi ricordo che quando era uscito sul mercato questo dispositivo c'era qualche laghetto sul Corriere. Devo dire che, ok, siamo con il fotocaricamento. La situazione non è che sia migliorata tantissimo, eh. Adesso abbiamo l'ultima versione software installata. Devo dire che gira abbastanza bene, ma nulla di eccezionale. Volevo dirvi, ah sì, il sistema operativo, abbiamo Windows Phone 8.1 Update 2. Andiamo sulle informazioni, extra e info. Potete vedere che abbiamo Lumia Denim, l'ultima versione, con Windows Phone Update 2, lo riconosciamo soprattutto da
da questa modifica nelle impostazioni. Come vedere, le impostazioni sono veramente state semplificate, tutto più immediato, è stato inserito anche questo tasto per ricercare. Negli altri campi non è cambiato assolutamente nulla, il grosso verrà messo con Windows Phone 10. Per quanto riguarda i giochi, io ho scaricato Asphalt 8, vi faccio fare una garetta, vi faccio vedere. Adesso ho spento lo schermo. Il gioco gira abbastanza bene, nulla di incredibile, però non abbiamo neanche prestazioni di basso livello. Aspettiamo il caricamento. Il display comunque è abbastanza buono, come potete vedere non vira molto il colore. Devo dire che questo difetto mi ha fatto storcere molto il naso, mi aspettavo di più a livello di costruzione, però come vi ripeto penso sia il problema del mio sample. Andiamo su. Una nuova partita, no, ho una Ferrari, ho comprato la Ferrari, ne usiamo quella. Scusate, ma questi sono i tempi di caricamento. Naturalmente il processore non è nuovissimo, abbiamo già qualche anno alle spalle, però avete visto comunque il telefono gira bene, forse un po' lentino nel passaggio tra un'applicazione e l'altra. Però a livello di fluidità siamo a ottimi livelli. Ok, possiamo partire. Per adesso non ci sono lag, ma non ce ne dovrebbero essere. Di solito io gioco con Spotify in multitasking e vi assicuro che si riesce a fare veramente. Si riescono ad usare queste due applicazioni contemporanee senza alcun problema. Con un solo giga di RAM. Continuiamo per qualche altro secondo, poi usciamo. Ok, dai, usciamo. Avete visto che il gioco gira abbastanza bene. Cosa dire, il prezzo, ve l'ho già detto all'inizio della recensione, senza offerte lo troviamo attorno ai 220 euro. Su Euronics siamo attorno ai 210 euro, mi pare di averlo visto online, mentre su Amazon lo vendono ancora a 240. Io ho sfruttato l'occasione perché mi sembrava veramente un prezzo eccezionale, vi confermo che sicuramente verrà messo nuovamente in offerta, ma non so quando. Se riuscite a trovarlo a 180 euro, fate veramente un ottimo affare, anche di più del Lumia 640 a 150 euro, per esempio. Secondo me ho recensito anche quello, quindi non posso fare un versus perché il 640 l'ho rimandato indietro, però la fotocamera è meglio nell'830, il materiale, la costruzione è meglio sull'830, la fluidità è la medesima, abbiamo la stessa interfaccia grafica, quindi abbiamo l'ultima versione software per entrambi. Le prestazioni sono identiche perché comunque il processore è lo stesso, la risoluzione è lo stesso, il display è un pelo meglio questo dell'830. La batteria forse era sì, forse senza forse, è meglio quella del 640, dipende sempre un po' dalle proprie esigenze, però a me è piaciuto di più questo 830. Un dispositivo che io consiglio se lo trovate attorno ai 180-190 euro. Un saluto da Leonardo Girandola per GZ Mobile, ciao!